Ok, il bullet time dovrebbe essere tipo obbligatorio. Vuoi fare uno shooter? Ci deve essere il bullet time. Non c'è, è illegale. Reato di mancanza di bullet time. Questo è Trepang, titolo che un po' ovunque stanno paragonando a Fear, definendolo l'erede di Fear, un figlio di Fear, mettetela come pare. Insomma, è un paragone per me illustre, perché il vecchio Fear era uno dei miei giochi preferiti dell'epoca. Vediamo com'è, vediamo com'è. Curiosissimo, siamo su PC e vediamo. Fear era un bel cult, per cui per poterci si avvicinare deve essere tanta roba. Se non ci si avvicina, poi si chiamerà Trepang. Io non so che lingua sia. Bene. Ah, tecnicamente colpo d'occhio è gradevole. Più piccoli sottotitoli, più piccoli. Pepossino, aspettate un attimo, cerco di capire se si possono ingrandire un minimo. Allora, niente ingrandimento dei sottotitoli, purtroppo drammatica. Drammatica realtà, non c'è verso, neanche passando da dentro. Che cazzo l'ho fatto? All units were under attack by unknown elements. Execute Operation Bright Star immediately. Ma che cazzo era? Ma che sei matto? Non capisco se sto. Fanno le poltrone al neon. Io posso dire che non vedo una fava, scusate. Video. Aumentiamo un pochino i gamma. Un pochinino. Capito niente! Va bene lo stesso. Aiuto. Ma
cazzarola faccio? C'ho un'abilità che mi rende tipo semi invisibile, ma... Oh! Ok. Quindi non ha la mira perché così, va bene. Non posso guardare dal mirino, ma posso solo sparare da fuera. Addirittura. Vabbè. Sarebbe interessante capire dove cazzo allora devo andare, perché non è proprio chiarissimissimo. Molta calma. Tu non hai sentito niente. Altro. Ale. La facciamo tutta stealth. La facciamo tutta stealth. Che colpo la mia ombra. La facciamo tutta stealth. Vabbè, ma scusi, no, ma già non posso zoomare. Però puedo? Puedo. Vabbè, accendiamo un po' l'entusiasmo qui. Che stai a fare con sta luce? Caccia, che colpo però. Vabbè, ormai è scattata. È scattato il panico. Ho appena detto la facciamo stealth. E beh, non si rifiuta mai. Non si rifiuta mai il fucilazzo. Ma mi piace tantissimo. Dove stai?
Ma sei ancora vivo? Mortacci tua. Oh, sono invisibile. Dovrei esserlo. Dovete stare calmi. Dovete stare molto calmi, eh. Se no, se mi fate girare. Se mi fate girare. Mortacci tua. Ok. Bello. E comunque, il paragone magari è un po' ardito con Fear, però. Cioè, ci vedo dei riferimenti stilistici, ecco. Sì, però. Non mi piace tantissimo. Bullet Time è la più bella invenzione del mondo moderno. Ho dovuto staccarmi però. Ok, bello brutale, bello ignorante. Minchia, cioè proprio. Quant'era che non c'era uno shooter come questo? Viene via. Era parecchio, eh. Lo shooter alla vecchia maniera, senza stare tanto lì a chiacchierare la storia, la controstoria, la balistica al millimetro. E fammi sparare con bel fucile di quelli ignoranti, senza badare tanto allo stile. Tutti sti sparatutto pettinati, quando poi la gente questo gli piace. Cioè io personalmente questo voglio da uno sparatutto. Senso di potenza. Che fai? Tutto bene? No. No, vabbè, ma fammela prende. Che fai? La lasci lì? Sarebbe stata la ciliegina. La ciliegina. Ah, belli! Bello, bello, mi piace. Oh, dove cazzo era? Oh, mazzo, sempre. Comunque il bullet time dovrebbe essere tipo obbligatorio. Vuoi fare uno shooter, ci deve essere il bullet time. Non c'è, è illegale. Reato di mancanza di bullet time. Mannaggia la morte, sempre sta cosa che istintiva che mi viene di mirare. Se avesse qualche barilotto esplosivo sarebbe una perla. Qualche bel botto in lontananza non mi dispiacerebbe. Poi dammi una granata però. Porco tutto. Ma non nel senso passamene una, nel senso. Ridammi il fucile. Via. Porco tutto.
Però. Ok. Ah. Mamma mia. È molto John Wick. Ops. Ma che siete matti? Vattene. Non c'ho la munizione, non c'ho. Sì, ragazzi, però. Allora. Mi sei un attimo buggato tu, non mi riesco a muovere. E che bordello. Figo, comunque, devo dire che... Allora, ci servono munizioni stabili. È stato molto poco... poca estetica, ma tanta sostanza in questo frangente. Poi devo dire, apprezzo che abbiano... reso il personaggio abbastanza resistente, perché se me lo... Uela! Uela! Dove state? Vieni, vieni. Ci apro fin qui, la prego. Ci apro fin qui. Vuoi passare da sta porta? Mai fatto così via. E mai fatto così via. Delirio. È andata a finire così. Il delirio. Molta calma. Stanno ancora? Bene. Risolto il problema. Si potrebbero fare diverse cose, che però tempi di ricarica leggermente più brevi, meno rinculo ci piace di più.
Volevo spaccare tutto in realtà, mi scusi. Bene. Il laser. Comunque, raga, io per il momento mi fermerei qua anche perché ci siamo visti una prima parte che devo dire piuttosto esaltante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Gioco molto vecchia scuola, ma devo dire proprio per questo parecchio apprezzato dal sottoscritto. No, io in realtà volevo... Mannaggia la morte. Si può avere? Vabbè, già è quello di prima. Molto vecchia scuola, ma devo dire molto intrigante. Perché effettivamente offre qualcosa che non vedevo da un po'. E che effettivamente mi mancava. L'ho capito solamente giocando. C'è una cosa un po' più brutale, un po' più... Meno pettinata, ecco. E ce n'era bisogno, secondo me. Detto ciò, ragazzi, niente. Io vi saluto. Un grazie al team di sviluppo, come al solito, per il codice. E noi ci vediamo alla prossima.